sei qui, Jessica, ti devo raccontare una cosa. Che è successo? Ti ricordi Fabrizio? Ah, sì, sì, me lo ricordo. Quello che... Chi è Fabrizio? È un mio amico di scuola, perché... Niente, perché questo Fabrizio mi suona nuovo. Vabbè, non credo che conosci i nomi di tutto l'istituto, no? Comunque ti stavo dicendo, stava con Martina, poi l'ha lasciata e si è fidanzata con Filomena. E chi sono queste due? Una sta nella mia scuola, l'altra invece nell'istituto a fianco. Ma perché? 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 Scusa, che problema hai che ti chiedo le cose? Ho capito, mamma, ma interrompi sempre. Ogni discorso che faccio non mi fai finire di parlare, per piacere. Jessica, facciamo una cosa, te lo racconto dopo, ok? Ok. No, tranquilla, racconta quello che ti pare. Ma tu pensi che io voglia sapere le tue cose? Ma sai quanto me ne importa a me di quello che tu stai raccontando a tua sorella? Che sono tutte cazzate, tra l'altro. Non lo so, guarda. Ti permetti pure di rispondere così? Anzi, abbassa i toni, perché sennò ti faccio vedere io. Vieni in camera. Si crede furba. Ora vado a dormire.